Buongiorno, ci metto il punto interrogativo. La scoperta che la fase 2 è uguale alla fase 1. C'è qualcosa che non torna, ma non sprecherò parole per una realtà che è soltanto un nonsense. Per essere dolci, e non rincarare la dose di una realtà veramente tragica, atroce. Ieri, una mia amica calabrese che vive in un paese che si chiama Carolei, accanto a Monte Cocuzzo, che sembrano geografie inventate, invece no, esiste davvero. È un paesino sopra i 600 metri, sopra Cosenza, e si chiama Carolei. E ci conosciamo da più di 30 anni, 35. Carolei è un paesino di 400 abitanti, forse anche 300 adesso, non saprei con esattezza. Ed era disperata, spaventata, e mi ha detto: "Non so più cosa fare, Luciano. Anche se mi diranno che potrò uscire, io oggi ti dico che non so se ce la farò ad uscire." Una storia d'Italia, una storia meridionale. Mi ha raccontato che anche lì, in questo piccolo paese, forze dell'ordine ti bloccano se esci di casa, dove c'è un'aria straordinaria, un'aria felice. Solo quell'aria che può essere nei luoghi dove l'inquinamento quasi non esiste ancora. Non puoi uscire di casa. Questo credo, specialmente dopo le notizie, abbia superato la soglia. Poi oggi vorrei fare proprio un favore, una cortesia, perché vedete, con il mio mestiere io sono abituato alle critiche. Quando c'entri dentro, le prime volte ti procurano un po' di sgomento, di dispiacere, anche di rabbia, perché spesso le critiche sono fatte da una parte dai critici di professione, che io amo definire eunuchi. Lo so, sembra forte, perché certamente un conto è Picasso, un conto è Baudelaire. Un conto è Tolstoi, è Mozart, Chopin, è un conto chi ha la presunzione di tracciare delle linee critiche su personaggi di questo tipo. E questo ovviamente è un discorso, è un panorama ampio che occupa tutte le realtà della vita quotidiana e sociale. Il critico è un'invenzione fantastica. E vorrei sapere se c'è anche l'albo dei critici, visto che in Italia ci sono l'albo dei giornalisti, tanti albi. Quante volte ho letto di dottori che facevano i dottori con dei risultati straordinari e poi hanno scoperto che non era laureato. Signori, io l'ho detto ieri, a me la scuola non ha insegnato niente e non mi ricordo nulla di quello che mi ha insegnato. E posso garantirvi che un dottore vero è uno che fa dell'esperienza quotidiana il suo bagaglio tecnologico di intervento. Ma anche questo è un altro paradosso dell'esistenza. E allora ieri, parlando delle critiche, non so proprio per quale motivo, un signore, di cui non dirò il nome per delicatezza, mi ha scritto questa cosina qua. Perdonate, metto il telescopio perché è incredibile. Lei, parlo con te, presidente di una squadra di paesello. E allora, già l'ingiuria, perché se un paesello non merita di vivere, ma rifletti su quello che dici. Comunque, che soffre di protagonismo. Potrebbe essere, ma
non lo stai vivendo anche tu il protagonismo, che hai bisogno di sfruttare l'anonimato di internet per proferire critiche che tra l'altro infondate. Soffre di protagonismo io come chi ha intorno quando lavora la sera in strada. Quindi lei mi sta dicendo che tutte le persone che lavorano o collaborano con me la sera si prostituiscono. Cioè, qui ci sono i limiti per una querela, ma non lo farò mai perché non è importante. Vada lei a farsi curare. Ma scusate, io anche guardando tutte le cose che ho detto, non ho mai detto a nessuno di andarsi a curare. Ma da dove escono le cose? Che non è degno di essere presidente di una squadra nemmeno di terza categoria. Che succede? Che io, siccome sono uno curioso, come in questo periodo di coronavirus, mi sono andato e mi vado a documentare per capire come stanno realmente le cose, magari lo facessero tutti gli italiani, sono andato nella pagina Facebook di questo signore e la prima cosa che ho trovato sono delle cose d'onore che lui cita. Per me le cose più importanti sono il rispetto, l'educazione e la sincerità. Non è finita, eh? L'invidia è una brutta bestia. Questa l'abbiamo letta. Le persone felici non perdono il tempo facendo del male agli altri. Il male è una cosa per gente infelice, frustrata, mediocre e invidiosa. Ma qui siamo all'apoteosi, c'è una citazione di Friedrich Nietzsche. E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica. Ma non è che potrebbe venirle il dubbio, caro signore anonimo, che forse lei non sa sentire la musica di qualcun altro, nel caso specifico la mia musica? Ma vede cosa c'è di più importante su tutto questo? Io l'ho citata non per una reazione nei confronti del suo scritto, perché le ripeto, al massimo mi regala un sorriso, ma per due motivi. Uno, perché uno dei mali del mondo è una cosa molto semplice. Quando noi ci scagliamo contro un altro o verso un'altra cosa, non ci rendiamo conto che ci stiamo guardando allo specchio. Questo è talmente ripetitivo nella vita quotidiana, che parte dalla famiglia, liti fra sorella e fratello, padre, madre, nonna, suocera, cognata, fra condomini. È questo strano meccanismo. Noi ci infuriamo perché riteniamo che l'altro abbia quel limite. Ma ci infuriamo perché è il nostro limite, non lo vogliamo vedere e nasce la guerra. E questo è uno dei due motivi che citavo. L'altro è molto più semplice. Caro signore, che tra l'altro si definisce un ultrà, e se ho ben capito lei è sardo. Forse lei non lo sa, perché non lo può sapere, che i miei più grandi amici sono sardi. E lei sa cosa significa quando un uomo della Sardegna regala l'amicizia a un uomo che non è della Sardegna, perché io non sono della Sardegna, ma non sono neanche di Monterosi. Capisce, caro signore? Lei non mi conosce. E ciò nonostante, io le invio un sorriso e le faccio anche un invito. Io sono molto ospitale. Se capita dalle mie parti, venga a trovarmi. Così mi conoscerà davvero e magari questo potrebbe insegnarle qualcosa per il futuro. Cari amici, ho citato questo perché sembra non avere niente a che fare con il coronavirus, e invece tutto in questa vita, in questa realtà che stiamo vivendo, ha a che fare con il coronavirus, perché il coronavirus è il centro di gravità permanente di una follia che sta generando paura, separazione,
povertà, ma coloro che non se ne accorgono, ma come fanno a non accorgersene? È paura, paura indotta. Guardate che non c'è più nessuna differenza fra il TG1, il TG2, il 3, 4, 5, 6, 7 Sky, è tutto omologato, come le carte dell'AIDS, di cui mi piacerebbe parlare un giorno. Stiamo parlando del 1986. Il mio amico editore è scomparso dopo aver pubblicato 274 pagine rinunciando alla rivista Fotografare, che parla di fotografia, per smascherare il grande inganno planetario riferito all'AIDS. E noi siamo in un momento difficile, al quale, perdonatemi, è difficile non avere voglia di ribellarsi. Non è possibile che la fase 2 sia ridotta come uno scherno nei confronti della gente, che è praticamente simile alle 1. Ma stiamo scherzando? Staremo a vedere. Oggi anche ho raccontato le mie corbellerie. Ti saluto caldamente, caro signore di Grosseto. Credimi, se hai bisogno di sfogarti con qualcuno, non farlo con me, perché il tuo nemico non sono io, è qualcos'altro, non soltanto all'esterno, ma anche nella tua vita. Ricordati quello che hai scritto: rispetto, educazione, sincerità. Io ti abbraccio, e se vorrai continuare a scrivermi anche cose peggiori, fallo pure, tanto a me non fanno niente. E sai perché, caro amico sconosciuto? Perché non ho nulla da nascondere. Chi mi conosce lo sa bene. E tanti auguri a te e a Grosseto. E a voi, cari amici, come sempre vicini e lontani, caro Roberto di Brescia, ti abbraccio selvaggiamente nelle nebbie e nelle brume del nord, se ancora esistano le nebbie e le brume, perché qui è cambiato tutto. Io vorrei prendermela ogni giorno con il meteo.it per le, devo dirla questa parola, perdonatemi, anche bambini se ascoltano, non è una, quelle cazzate che dice il meteo.it. Meteo.it, eri un sitino, un piccolo sito speranzoso che parlava solo di meteo, adesso ti interessi di tutto, sei un agente governativo, vergognati di quello che pubblichi, senza nessuna attinenza con la realtà delle cose. E lo fai anche con le tue previsioni. Io bisogna che una di queste mattine fotografa quello che dici e il giorno dopo vi faccio vedere che dice un'altra cosa, e presuppone di dare le indicazioni 15 giorni dopo. Come vedete, c'è un bel repulisti da fare, eh? Un bel repulisti. Il Tempio andrebbe massacrato, direbbe qualcuno 2000 anni fa. A domani.